a Via Salaria 174 insieme alla mia nonna di 75 anni e accanto viveva la famiglia di un altro fratello, Arnaldo, che viveva lì con la moglie e tre figli, Nando, David e Ada. Lo zio, quando ci fu la raccolta dell'oro, raccolse la famiglia e raccontò quello che i membri dell'ambasciata gli avevano raccontato. Però purtroppo gli diedero ascolto solo mio padre e mia madre. Mio padre immediatamente, dopo pochissimi giorni, si pensava più alla deportazione degli uomini per il lavoro, nessuno pensava all'eliminazione. E quindi mio padre andò a vivere in una fattoria di amici sulla via Salaria, oggi è città, Borgata Fidena, allora era aperta campagna. E dopo altri pochi giorni mia madre, mio fratello e io andammo a vivere in un'altra fattoria di amici, in un'altra periferia della città, a via del Casaletto, a Corviale. Mia nonna invece volle rimanere perché aveva perso un figlio in un incidente automobilistico, un figlio giovanissimo, e come tutte le vecchie signore di allora, un po' morbosamente coltivava una specie di santuario in quella stanza, accendeva candele, cambiava il letto, non so bene, e quindi non volle abbandonare quella casa. Mio zio Amedeo rimase con lei e così anche mio zio Arnaldo con la moglie e i figli nell'appartamento accanto. E arrivò il 16 ottobre. La famiglia di Arnaldo, che appunto abitava vicino, aveva uno scambio normale e naturale con l'appartamento di mia nonna. E la notte del 15, mia cugina Ada, che aveva 7-8 anni, decise di rimanere a dormire con la nonna. E il 16 ottobre, pochi giorni prima, arrivò a Roma il colonnello Doneker, che si era già distinto a Parigi e in altre zone d'Europa nella deportazione e nella retata degli ebrei. Organizzò la retata del 16 ottobre a Roma, che non fu solo nel ghetto, ma fu in tutta Roma. E agli ordini del colonnello Doneker, le truppe naziste, con dei camion speciali, all'alba si presentarono in tutta Roma nelle case degli ebrei e mostrarono un biglietto d'asilo scritto, pieno di errori, che mi permetto di leggervi approfittando del vostro tempo. Sul biglietto c'era scritto: insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carte d'identità, bicchieri. Si può portare via valigetta con effetti e biancheria personali, denaro e gioielli, e questo lo dice lungo.